Piccolo ma prezioso. La Santa Spina di Vicenza tra racconto e storia. È il Venerdì Santo. Gesù è spirato da poco. Giuseppe d'Arimatea si reca da Ponzio Pilato per avere il corpo di Gesù e seppellirlo in un nuovo sepolcro di sua proprietà. Giuseppe e Nicodemo depongono Gesù dalla croce. Nicodemo prende la corona di spine e la nasconde in una cavità delle rocce del Monte Calvario, dove era stata piantata la croce. Dopo la resurrezione di Gesù, Nicodemo torna sul Calvario, riprende la corona di spine e la porta a casa sua. Qui, dopo averla riposta in un vaso d'argento e in un'urna di pietra, la nasconde all'interno di un muro della casa. Davanti al muro, dove è nascosta la corona, Nicodemo pone una lampada ad olio e la accende. Passa il tempo, è l'anno 70. La città di Gerusalemme viene saccheggiata e distrutta dai soldati romani. Nessuno però riesce ad entrare nella casa di Nicodemo senza rimanere stordito. Per questo viene incendiata. Anche negli anni successivi alla distruzione di Gerusalemme, nessuno riesce ad entrare tra i ruderi della casa di Nicodemo senza perdere i sensi, mentre la lampada, miracolosamente, continua ad ardere. Circa 400 anni dopo, l'imperatore Teodosio, recatosi a Gerusalemme, incuriosito dalle voci attorno alla casa di Nicodemo, vi fa visita e qui assiste al prodigio. Impressionato dal fatto, Teodosio fa voto solenne di costruire lì una chiesa dedicata al Salvatore. Per questo voto svanì ogni impedimento ad entrare tra le rovine. Così gli operai poterono iniziare i lavori. Fu in questa occasione che venne ritrovato il vano segreto con il suo prezioso contenuto. In quell'istante scaturì una gran luce e un delizioso profumo, mentre in città vi furono miracolose guarigioni. Fino al VII secolo la Santa Corona rimase a Gerusalemme, nella chiesa voluta dall'imperatore Teodosio. Quindi fu portata a Costantinopoli, l'antica città di Bisanzio. È il 1237 quando l'imperatore Baldovino II, bisognoso di danaro per il suo esercito, impegnò la Santa Corona presso banchieri veneziani per 13.134 monete d'oro. Così la corona di spine prese la via di Venezia. E a Venezia sarebbe rimasta se il danaro non fosse stato restituito entro il 19 giugno 1239, festa dei santi Gervasio e Protasio. Ma poco prima della scadenza del contratto, il re di Francia Luigi IX, saputo della Santa Corona data in pegno, inviò dei messi a Venezia per pagarne il riscatto. Fu così che la corona di spine arrivò a Parigi. Luigi IX, per ospitarla degnamente, fece costruire la Sainte-Chapelle sull'Île de la Cité. È il 1259 quando Bartolomeo da Breganze, vescovo di Vicenza, di ritorno da una missione pontificia presso Enrico III d'Inghilterra, arriva a Parigi. Re Luigi, ricordando l'aiuto morale ricevuto da Bartolomeo dopo la disastrosa Settima Crociata, gli fa dono di una spina della Santa Corona. Così la Santa Spina ripassò le Alpi innevate in una sacca di pelle portata al collo dal vescovo Bartolomeo. Sono i primi giorni del 1260 e la notizia dell'arrivo di Bartolomeo si sparge per Vicenza.
Molti cittadini si affollano alla porta per festeggiare il loro vescovo e le sante reliquie. Sul colle di Vicenza, dove prima erano le case degli eretici catari, fedeli al tiranno Ezzelino, Bartolomeo, per custodire la Santa Spina, fa costruire la chiesa di Santa Corona. Il vescovo Bartolomeo morirà nel 1270 e sarà sepolto nella appena ultimata chiesa di Santa Corona.